Siamo al complesso al Chiar di Luna, Monte di Procida, e stasera c'è la presentazione dell'associazione enogastronomica Flegrea Food Lovers, un'associazione di promozione, condivisione enogastronomica che ha l'obiettivo di promuovere le tipicità della cucina flegrea. Questa sera, in occasione della presentazione, c'è Scarolando, la prima edizione del concorso per la pizza di Scarola montese come la faceva mamma. La pizza di Scarola è un elemento fondamentale della cucina napoletana, a Monte di Procida ha delle particolarità negli ingredienti, nelle tecniche di realizzazione e di cottura, e questa sera 20 persone si sfideranno a colpi di ingredienti della pizza di Scarola, vincerà chi si avvicinerà di più alla ricetta tradizionale montese. Sono in compagnia di Ciro Lubrano e Bianca Scotto Di Perte, presidente e vicepresidente di Flegrea Food Lovers. È appena finita la prima edizione di Scarolando, la pizza di Scarola come la faceva mamma, e soprattutto è finita la serata di presentazione dell'associazione Flegrea Food Lovers alla città. Com'è andata, presidente, questa serata? Tutto perfetto. E siamo contentissimi di questa serata e aspettiamo altre persone che si associano. Siamo già un bel po' di soci, però le nostre porte sono sempre aperte e, come ho detto nel discorso precedente, c'è già qualcosa che bolle in pentola per il prossimo evento. Bianca, te l'aspettavi tutto questo entusiasmo? No, sinceramente no, siamo soddisfatti del debutto dell'associazione e della risposta della cittadinanza, hanno partecipato attivamente e questo ci fa tanto piacere e ci stimola ad andare avanti. Quindi cresceremo come associazione e coinvolgeremo tutti. Qualcosa bolle in pentola, ma qualcosa la possiamo anche dire? Qualcosa da fare all'aperto, perché al chiuso puzza un pochettino. Quindi un evento fatto in pubblico, pubblicamente? Sempre, in pubblico, sperando in un luogo aperto, qualche giardino. Vediamo un attimino se riusciamo a fare un'altra pietanza un po' dimenticata da tutti. Come protagonista, sempre Campi Flegrei. Sempre Campi Flegrei al centro. Bianca, c'è stata una scena bellissima della nonna che faceva con la nipote la pizza di Scarola. Sì. Uno degli obiettivi di questa associazione è quello di tramandare. Sì, è proprio l'obiettivo principale, coinvolgere le generazioni future e tramandare le tradizioni che purtroppo stanno scomparendo insieme ad alcuni valori, purtroppo. Bene, quindi ringrazio Ciro e Bianca e ci vediamo sicuramente a breve per quello che bolle in pentola. Vince la prima edizione di Scarolando, la pizza di Scarola come faceva mamma. Ma scegliere bene! Va bene. Scaro. Ripeteremo. Passa un